Grave lutto a Le Iene, il triste annuncio in diretta lutto per un popolare volto di Mediaset. L'annuncio è arrivato al programma di Italia 1, Le Iene. A dare la notizia al pubblico Max Angioni nella puntata in onda domenica 6 ottobre. Grave lutto a Le Iene, il triste annuncio in diretta, Veronica Gentili assente in studio a Le Iene. Un gravissimo lutto ha colpito nelle ultime ore la famosa giornalista. La conduttrice non era riuscita ad essere presente neanche durante la prima puntata, in onda domenica scorsa, proprio per l'improvviso problema di salute dell'amato papà Giuseppe che poche ore fa è venuto a mancare. Buonasera e bentornati alla seconda puntata delle Iene, ha detto in apertura di puntata Max Angioni ieri, domenica 6 ottobre 2024. Poi l'annuncio sulla scomparsa del padre della conduttrice, lutto per Veronica Gentili, morto il padre, l'annuncio al programma, Le Iene. Max Angioni ha rivelato che la notizia della scomparsa del signor Giuseppe è arrivata in maniera improvvisa, mentre Veronica Gentili era alle prese con le prove dello show di Davide Parenti. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi, ha esordito in diretta a Le Iene, il comico 34enne. Veronica Gentili assente a Le Iene, gravissimo lutto per lei. Max Angioni è poi sceso nel dettaglio, rivelando della drammatica notizia del lutto che ha colpito la famosa giornalista. La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d'urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia delle Iene ti abbraccia forte vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene, ha detto ancora il comico, morto il padre di Veronica Gentili, non si sa quando la giornalista tornerà in TV. Ad oggi non è chiaro quando Veronica Gentili tornerà alla guida delle Iene, probabile che la diretta interessata possa scegliere di prendere un periodo di pausa per elaborare il terribile lutto o che decida di tornare subito al lavoro per non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. La perdita del papà arriva pochi anni dopo la morte della madre della giornalista, Netta Vespignani, pittrice e gallerista, molto nota nell'ambiente della cultura romana, scomparsa nel 2021 dopo una lunga malattia. Il padre di Veronica Gentili si chiamava Giuseppe Gentili ed era un avvocato, nonché ex dirigente Rai. I genitori della conduttrice si erano separati quando lei era giovanissima. Con entrambi lei ha sempre mantenuto ottimi rapporti.